Ciao, questa sera vediamo come ottenere il massimo da una banana. Iniziamo facendo tostare pistacchi e granella di nocciole. Quando sono ben tostati, passateli in un recipiente e lasciateli raffreddare. Nel mentre tagliate il cioccolato fondente a scaglie e mettetelo a fondere nel microonde. In un frullatore aggiungete i lamponi, la Philadelphia o il mascarpone a vostro piacimento, un po' di zucchero a velo e frullate per bene tutto. Una volta frullato, fate riposare il composto nel frigorifero. Mamma, ma dove è messa la banana? Ammazza che efficienza, oh! Dopo il fantastico lancio di mamma, prendete la banana, sbucciatela e paratela. Eliminate le punte e passate la banana nel cioccolato fondente. Assicuratevi che sia ben intinta su tutti i lati. Dopo passiamo la nostra banana nelle granelle. Assicuriamoci di panarla bene. Deve essere una panatura abbastanza compatta. Questo è il risultato. Quando è ben compatta, passiamola in un piattino e lasciamola riposare in frigo per circa mezz'ora. Iniziamo componendo il piatto facendo una striscia di cioccolato al centro. Trascorso il tempo in frigo, tagliamo la nostra banana in stile sushi. Iniziamo così a comporre il piatto. Aggiungiamo qualche lampone, così il piatto sarà più carino. Una volta disposto, aggiungiamo la nostra mousse al lampone. Qualche foglia di menta, che il verde non guasta mai, verde speranza che in questo periodo ci serve. Zucchero a velo e voilà, il nostro piatto è pronto. E questa sera l'ho preparato per la mia sorellina golosa. Ciao!